Allo spazio d'arte Alma Mallab di Gerusalemme si inaugura la mostra di Munter Jawabri. Alma Mallab è una piccola voce nel variegato panorama culturale della Città Santa. Qui si organizzano mostre, corsi di pittura e fotografia, fornendo stimoli intellettuali e occasioni di relazione tra persone. Senza pretendere di cambiare la realtà, si lascia che sia l'arte a portare spontaneamente del bene tra le persone, palestinesi e non. Questa avventura è iniziata da pochi mesi e i fondatori, giovani palestinesi e italiani, hanno scommesso sul loro futuro di misurare con l'arte una crescita umana più che materiale, perché a dispetto delle risorse materiali, le risorse umane sono inesauribili. Serve però il coraggio di osare. Sono convinta che valga la pena provare, sono convinta che bisogna mettersi in gioco e nonostante tutte le difficoltà, soprattutto nel settore culturale, ma in fondo non c'è nulla che sia facile, quindi tanto vale provare, rimboccarsi le maniche e darsi da fare, perché in fondo, piano piano chi semina poi raccoglierà e quindi il mio bilancio è positivo. Certo, non ci siamo arricchiti, però non è quello che conta, ci sono tanti tipi di ricchezza e la nostra è una ricchezza legata alla cultura, all'arte, a lavorare insieme. È molto importante portare la cultura e degli eventi culturali di un certo livello all'interno delle mura della città vecchia, perché questa è una città che vive, ci sono un sacco di turisti e pellegrini, ma questa è una città che è anche vissuta da persone che ci abitano normalmente, quindi la cultura è molto importante, crea delle connessioni, apre la mente. La mostra intende mettere a confronto due situazioni politiche distinte nella storia palestinese, quella dell'intifada del 1987 e quella degli accordi di Oslo del 1993. Nell'intifada i giovani palestinesi si opponevano all'occupazione israeliana attraverso una guerra di pietre, finché con gli accordi di Oslo si giunse alla costituzione di un'autorità autonoma palestinese e iniziò lo sgombero della Palestina, calmandosi così temporaneamente le laceranti conflittualità. Munter Jawabri è un artista attivo sia sulla scena locale che in Europa, con esposizioni collettive anche in Giappone, Nepal, Dubai e Sudan, svolgendo lavori di inchiesta sull'identità palestinese contemporanea. Come è nata l'idea della mostra? Il progetto è iniziato nel 2009 a Ramallah. Mi sono coperto il volto e sono sceso per strada. Lì ho cominciato a regalare alle persone una pietra e ho chiesto loro che cosa pensavano significasse. Cercavo di capire quale influenza avesse avuto su questo simbolo il processo di pace. Mi chiedevo se dopo l'accordo di Oslo il mondo simbolico rappresentato dalla pietra fosse rimasto come ai tempi delle lotte dell'intifada. E ho scoperto che il significato è cambiato, anche quello del passamontagna. Oggi le persone mi guardano sorprese come se fosse una cosa strana e mi chiedono da dove vengo. Quando in seguito sono stato in Germania, ho fatto indossare il passamontagna ad amici tedeschi. Per strada abbiamo consegnato alla gente delle pietre in ricordo della Seconda Guerra Mondiale e abbiamo domandato opinioni sul significato di questo gesto. Ho documentato questi esperimenti con foto e video e una volta tornato qui ho cominciato a pensare alle tele. Jawabri usa la tecnica tradizionale della pittura, consapevole di come sia complicato in Palestina sviluppare uno stile originale, evitando l'emulazione del modello occidentale. Perché la crescita artistica è ostacolata dall'isolamento, dalla mancanza di contatti con l'esterno. Allora, l'elemento di specificità è la storia del popolo qui incarnata. Si mostra il lato umano del combattente, ritraendolo in normali attività quotidiane. Quando sono tornato dalla Germania sono arrivato a questa conclusione. Ho cominciato a cercare la vita visibile e quella invisibile. Pensavo ai ribelli di un tempo. Che cosa fanno oggi? Alcuni giocano a carte, altri dormono e altri ancora rivestono ruoli nell'autorità palestinese. Alla fine ho cominciato a riflettere. Questa nuova vita non è normale per loro. Queste figure, quasi fantasmi di un passato tutt'altro che lontano, nei dipinti ritornano in vita e con loro il diritto a respirare un'aria di dignità. L'arte può avere molto effetto sulle persone.
In essa il bisogno di cambiamento che sentiamo può trovare un grande campo d'azione libero. Essa può portare alla gente nuove idee e speranze come ne avevano gli antichi combattenti. Lasciarsi chiamare personalmente dalla storia. Ecco che cosa questi personaggi consegnano in eredità alla loro gente e anche a noi. In Italia e in Europa, secondo me, ci siamo un pochino addormentati. L'arte, l'artista, non la vive spesso come un'esigenza, un bisogno primario, quello di esprimersi, di raccontare, di dire la mia parola al mondo. Questo, secondo me, in Europa non c'è molto, o comunque più raro. Qui esprimersi con un pennello, una macchina fotografica, una penna, è necessario. È necessario per riuscire a raccontare a chi vorrà ascoltare una storia così complicata, ma perlomeno a dire la propria opinione. Quindi non è che uno fa l'artista, però qui diventa proprio fondamentale il lavoro dell'artista, secondo me. Viene da un'esigenza proprio di pancia. E questo è molto interessante. Se si può dare una mano affinché questo avvenga, io penso sia un privilegio. Però forse è ora di cominciare a farla anche in Italia. Perché l'arte e l'espressione dei giovani, delle giovani generazioni, diventi un'esigenza, e se nessuno ce lo fa fare dobbiamo prendercela questa possibilità, senza avere paura, che questo non significa usare la violenza, però significa essere fermi e dire: io questa cosa voglio provare a farla, sbaglio, faccio bene, non mi interessa, datemi la mia possibilità.